Quasi 2000 partecipanti provenienti da 31 nazioni diverse hanno preso parte alla 5 giorni d'Italia, importantissimo evento internazionale di orienteering organizzato dalla FISU, la Federazione Sport Orientamento. Evento che si è svolto a Madonna di Campiglio, Carisolo e Pinzolo in Trentino, e vedete i paesaggi e la bellezza di questo angolo d'Italia. Trentino, terra da sempre vocata allo sport, a tutti gli sport, vera e propria palestra a cielo aperto, affermazione che l'orienteering certifica in pieno. Quattro i continenti rappresentati in questa Five Days, assente solo l'Africa. Ben trovati allora alla sintesi di questa 5 giorni da sottoscritto Gianfranco Minicasa e da Pietro Ilarieti, che è qui al mio fianco. Ben trovato Pietro e grazie per aver accettato l'invito di Rai Sport. Grazie, buongiorno a tutti e buon orienteering. Allora, il Trentino ha già ospitato tanti eventi di orienteering, Pietro, e questo è un'ulteriore conferma. Beh, diciamo che il Trentino è proprio la terra dove questo sport trova il suo humus. In ogni valle c'è una società, sono società molto strutturate che sono in grado di organizzare sia grandi eventi che di crescere ottimi talenti che poi vanno a sfidarsi con quella che è la concorrenza internazionale, e qui scopriremo alcuni dei nostri talenti. Tra i talenti c'è anche, visto che parlavi del Trentino, delle vallate del Trentino, il premier 8 Tiziano Bettega, che proprio recentemente su Rai Gulpa ha spiegato, no, l'orientamento, visto che siamo su Rai Sport, sponsorizziamo anche un altro canale Rai. Sì, Tiziano Bettega è un ragazzo molto molto simpatico che si presta bene per questo tipo di attività, mentre qua scopriremo invece quello che è un campione affermato, che è Riccardo Scalet di Primiero, con lui il suo compagno Sebastian Inderst e poi Verena Troi. Questi sono gli azzurri che terremo in particolare considerazione durante questa puntata. Testimone dell'evento trentino è stato lo svedese Emil Wingstedt, 3 volte campione del mondo, 4 volte campione d'Europa con 8 vittorie in Coppa del Mondo di corsa orientamento. All'evento ovviamente, come ricordava anche Pietro, ha preso parte il trentino Riccardo Scalet, che vedremo impegnato con successo nella prima giornata, no, di queste 5, Pietro. Sì, qui le immagini stanno iniziando ad andare sull'evento che considereremo la sprint di Madonna di Campiglio, e Riccardo Scalet al momento è uno dei migliori interpreti a livello internazionale. A Campiglio e dintorni in programma c'erano 2 gare sprint e 3 nel bosco, e quindi andremo a seguirle in ogni dettaglio e cercheremo anche di spiegare quello che è l'orienteering a chi ci sta guardando. Ora le interviste. Il saluto alla 5 giorni delle Dolomiti spetta a Sergio Anesi, commissario straordinario FISO. Sì, un saluto e un particolare benvenuto a tutti gli atleti italiani e soprattutto ai numerosi stranieri che hanno voluto essere presenti a questa manifestazione e che nei prossimi giorni gareggeranno sulle montagne del Trentino. Un luogo, credo, ideale per poter competere con tanta sportività in un paesaggio davvero unico, e con la soddisfazione, credo, di avere accanto degli amici che corrono assieme e degli organizzatori davvero in grado di organizzare al meglio questo evento. Adriano Limonta, presidente APT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valrendena, ci spiega questo territorio. Beh, è un ambito turistico, diciamo, molto importante soprattutto per la nostra tradizione nell'ospitalità. Ospitalità che ci vede impegnati nel garantire stagione dopo stagione una serie di iniziative che possono essere di appeal per tanti ospiti che vengono a visitarci ormai anche da più di 50 paesi stranieri. Possiamo offrire per un'estate di montagna viva, di montagna vera e di montagna alta, e la possibilità di godere dei nostri rifugi e dei nostri ristoranti. Maurizio Ongania è il tecnico che ci spiega le caratteristiche di questa 5 giorni d'Italia. Sì, è una 5 giorni dove abbiamo 2 gare nei centri storici e abbiamo 3 gare nel bosco, nell'altipiano di Grosté. Gli atleti quali caratteristiche devono possedere? Ah, tutte, perché questa 5 giorni deve essere terreno. Per esempio, nel centro storici come Madonna di Campiglio, Pinzolo, ci sono i vecchi centri storici dove uno corre e deve fare delle decisioni veloce, e il tracciatore tende a esaltare questi problemi, perché l'idea è che l'orientista è impegnato fino alla fine.
E poi abbiamo il territorio alpino, dove abbiamo questa morfologia molto mossa, un po' di sassi, diciamo delle praterie complesse, e lì ci vuole un altro tipo di orientamento, valutare di più i dislivelli, vedere dove ci sono i colli e poter muoversi a fare meno dislivello possibile. E poi abbiamo quell'altro terreno un po' più basso nel bosco, dove la visibilità è molto ridotta, fanno scelte in base al dislivello, insomma li abbiamo molto occupati in questi 5 giorni. Al via allora con la sprint, prima giornata di queste 5 in quella di Madonna di Campiglio, la sprint che ha aperto la Five Days Italy 2018 a distanza di 5 anni dall'organizzazione dei campionati italiani di specialità. Torna così a Madonna di Campiglio lo sport dei boschi in uno scenario unico, anche se le sprint poi si disputavano nel centro del paese. Sì, qui siamo ai piedi della famosa pista, la 3-3. Poi ovviamente c'è un percorso che si dipana lungo il paese, poi l'arrivo in centro, proprio in fianco al lago di Madonna di Campiglio. Vorrei farti notare l'imponente organizzazione, perché anche le partenze sono state scaglionate, perché far partire 2000 persone, la partenza era in un range di 3 ore, ognuno aveva il suo orario, e quindi un impegno organizzativo veramente importante da parte del comitato. Tantissimi gli atleti che provenivano dalla zona della Scandinavia, no? È una culla di questo sport assoluta. Sì, assolutamente, è quella la zona in questo momento in cui l'Orienteering si è affermato ai massimi livelli, tant'è che, mentre questo è Riccardo Scalet, tant'è che sono in grado di esprimere eventi con 20.000 partenti, come le grandi staffette nordiche esprimono questi numeri. E qui vediamo proprio, no, uno dei gesti tipici, perché gli atleti orientisti, muniti di carta topografica e di una bussola, anche se non sempre, partono di corsa e a piedi a intervalli di un minuto, uno dall'altro, devono completare il loro percorso passando dalle lanterne, no? Che esatto, sono questi posti di controllo che garantiscono così, con esattezza il passaggio lungo il percorso, no Pietro? Sì, è così, l'atleta è dotato del ditale elettronico che ne certifica il passaggio, che rimane marcato sia nel ditale che nella stazione. Ovviamente devono essere percorsi tutti i punti, importante non perdersene per strada, vince chi impiega meno. Qui arriva un altro azzurro che è Sebastian Inderst. Con nome poco azzurro, ma certifichiamo che è un azzurro assolutamente. Tanti anche gli spettatori. Marion Huber, intanto, che passa proprio in questo momento sotto il traguardo, e qui atleta alle prese con la cartina, no? Che è l'altro strumento classicissimo. L'altro strumento del mestiere, la cartina. Arriva Riccardo Scalet, che ha il miglior tempo, una prestazione strepitosa. Parlando sempre della cartina, è una cartina di un materiale antispappolo, ossia anche durante magari un temporale, così l'atleta è comunque in grado di continuare a leggere tranquillamente il supporto cartaceo. Emil Wingstedt, allora Riccardo Scalet ha vinto, argento per Albin Riedefeld, Emil Wingstedt è arrivato terzo, tra le donne Marion Huber davanti Heini Wenman e Agnes Leo. E vedremo poi anche la classifica per quanto riguarda le ragazze. Nella stessa giornata si è tenuta in Piazza Sissi anche la cerimonia di apertura della Five Days Italy, con la sfilata dei ragazzi del progetto Giovani Fiso in rappresentanza delle 31 nazioni che hanno preso parte a questa 5 giorni, con il saluto dell'autorità, tra cui il commissario straordinario che abbiamo già sentito, Fiso, Sergio Anesi. Ora l'intervista al vincitore. A tenere alto l'onore dell'Italia, Madonna di Campiglio, Riccardo Scalet. Sì, ci tenevo a partire bene questa 5 giorni con una bella gara sprint a Madonna di Campiglio. Appunto, ho cercato di fare del mio meglio, di spingere dal primo all'ultimo metro. La concorrenza era veramente agguerrita, e dove hai fatto la differenza? Ma non credo ci sia un punto in particolare, ma ho cercato proprio di spingere al massimo dal primo all'ultimo punto, avendo comunque il controllo e mantenendo la lucidità. E qui allora ancora i tanti cartelli e i tanti partecipanti, no, a questa 5 giorni, Pietro, davvero giovanissimi, anche uno sport molto molto giovane. Sì, uno sport molto giovane, e un applauso particolare va proprio al gruppo dei volontari che hanno, praticamente la federazione sta facendo crescere questi giovani, perché li vuole poi per il futuro, sia agonistico ma anche organizzativo. E qui ci sono anche momenti di presentazioni, momenti di premiazione ovviamente di queste 5 giornate, per quanto
riguarda Madonna di Campiglio e il suo contesto. Davvero tantissimi, come dicevamo, gli iscritti a questo evento. E qui siamo già invece alla seconda giornata con la gara che va in scena, è la Middle, prova andata in scena ai piedi del Grostè, nella zona, come avete visto dalla cartina, del Rifugio Bock, no? Sì, una zona bellissima, una zona ovviamente diversa rispetto al giorno precedente. Oggi si entra proprio nel bosco, quindi ci vogliono abilità differenti, e capite anche voi che anche la corsa è totalmente differente, più rassicurante per taluni la città, un pochino più diciamo aggressiva poi quella di oggi, che avviene nello scosceso, nel bosco, nei rami, quindi molta più attenzione qui. Sì, poi tra l'altro stavo pensando anche mentre parlavi, Pietro, uno sport sì fisico, ovviamente come tutti gli sport, ma anche uno sport davvero molto tecnico, molto di testa, no? Bisogna avere abilità, rapidità nelle decisioni guardando la cartina, no? Abilità nel prendere decisioni, ma abilità anche nel non andare, diciamo, oltre, perché bisogna sempre mantenere quel pizzico di lucidità mentale che ti permette di prendere la scelta e la decisione giusta. Abbiamo visto Sebastian Inderst, ancora il nostro azzurro impegnato, poi le ragazze di questa prova, una gara che è stata definita impegnativa e di livello mondiale per la sua difficoltà tecnica, proprio in quest'area caratterizzata da depressioni e vegetazione bassa, che unita al dislivello ha ostacolato ovviamente la marcia degli atleti, no? Certo, l'importante è tenere gli occhi ben aperti e soprattutto essere sempre ben geolocalizzati. Lei è Amy Venman, una delle grandi favorite. Amy Venman, e questo è Emil Winkstedt, invece grande atleta di questa disciplina, grande atleta di questo sport. Amy Venman ancora inquadrata in questo momento, stava studiando la cartina, come dicevamo, davvero molto molto importante, e come ricordavamo, davvero tantissimi gli atleti che sono calati dal nord Europa qui a Madonna di Campiglio, qui in Val Rendena, Pinzolo in Trentino, per questa 5 giorni, che è un evento davvero molto importante, no Pietro? Sì, un evento molto importante che sa abbinare l'aspetto agonistico e l'aspetto turistico, tant'è che Madonna di Campiglio e dintorni erano praticamente quasi in tutto esaurito, perché 2000 presenze più gli accompagnatori, moltiplicato per i 6 giorni di pernotto che hanno effettuato, insomma, diciamo un ottimo successo anche per il territorio. Emiliano Corona prima del pavione, Marion Huber ancora in quadrata, l'avevamo già vista prima in azione, pavione che è una società proprio del Primiero, ricordavamo prima, una delle culle di questo sport per quanto riguarda l'aspetto italiano, l'aspetto tricolore. Emil Winkstedt ancora in quadrato, e vanno a chiudere la prova anche Heini Venman, eccola qua, bella questa immagine che la coglie proprio nella sua foga agonistica poco prima del traguardo. Sì, poi come hai visto il tipico gesto della punzonatura, poi dopo il traguardo va allo scarico dei dati, e a quel punto lei scoprirà sia il suo tempo che... E vedete la classifica, Fredrik Backman ha vinto tra gli uomini, 42 primi, Max Peter secondo e Albin Rietveld terzo, poi Heini Venman, la Jönus seconda e poi Marion Huber invece terza, e questa è la generale dopo 2 giorni per quanto riguarda la classifica. Poi direi la generale, Pietro, andiamo ad approfondirla alla fine, no? Questo è solo intanto ovviamente dopo il secondo giorno di gare. Ricordiamo che qui a Madonna di Campiglio in Trentino sono 5 le giornate, e questa è la terza giornata, altra grande giornata sempre ai piedi del Grostè per questa 5 giorni d'Italia, con la sfida long. Sì, come hai visto dalla cartina erano indicati tutti i punti che i concorrenti devono percorrere. Ovviamente il concorrente riceve la mappa solo al momento della partenza, non può visitare questi luoghi nel periodo che precede la gara, si dice che l'area è embargata. E a proposito di atleti nordici, 2 numeri, dicevamo, erano tantissimi, gli svedesi 536 iscritti, ben oltre il doppio delle presenze di Norvegia e Finlandia, testimonianza insomma di questa leadership incontrastata della penisola scandinava in questa disciplina, che a Campiglio ha inviato complessivamente 1032 partecipanti, davvero un esercito, poco più di 700 le donne, il 15% in meno degli uomini, 201 gli italiani, con una rappresentanza di ben 24 azzurri under 16, ospiti, no, del comitato organizzatore.
Sì, è stato un grande lavoro anche di promozione che ha visto il comitato impegnato assieme alla provincia autonoma di Trento, hanno messo in campo una serie di azioni importanti che hanno portato a questo risultato. E abbiamo visto Verena Treuter, Lanero, Orienteering, qui ci spostiamo un pochino verso nord, Alto Adige, altra zona comunque con una tradizione per quanto riguarda questo sport, no? Sì, assolutamente, Verena Treuter è un'atleta che quest'anno è ritornata prepotentemente nella categoria Elite e lei, nonostante le 40 primavere e oltre, ha deciso di tornare a vestire la maglia azzurra, si è presentata, ha partecipato alle prove di qualificazione e il commissario tecnico Michael Mamlev la convocherà ai campionati mondiali. Emil Winkstedt ancora in quadrato, poi ovviamente gli atleti li rivediamo perché sono quelli ovviamente più forti che poi siamo andati a seguire con le nostre telecamere. Dicevamo prima, Pietro, uno sport giovane, ma Verena Treuter dimostra che si può ampliare questa gioventù, no? Si può vivere una seconda gioventù con l'orienteering. Beh, Verena Treuter è un esempio di longevità agonistica, è un'atleta molto seria, dall'anno scorso si è ripresentata ai massimi livelli e quest'anno addirittura si sta superando. L'altro azzurro che sta andando molto bene ultimamente è Sebastian Inders, qua lui sta sostenendo un grosso test, anche lui ha in testa i mondiali, mentre arriva uno dei grandi favoriti. Eh sì, Fredrik Backman, favoritissimo proprio per la vittoria finale, per la classifica generale, abbiamo visto già in testa dopo le prime due giornate. Emil Winkstedt ancora lui, ovviamente stiamo, come ricordavo poc'anzi, su quelli che sono gli atleti chiaramente in grado di aggiudicarsi poi questa 5 giorni. E eccola qui, ancora Verena Treuter, Lanner, Orienteerungsläufer, impegnata verso l'arrivo di questa prova. A vincere in campo femminile ancora una volta è stata la finlandese Heini Venman, 51-04, che ha avuto la meglio sulla svedese Amanda Hansson, Breddaerts e Johanna Höberg. In campo maschile Fredrik Backman, Max Peter Beimer e poi Söder Teli, non nomi sempre semplicissimi. Qui intanto vediamo classifiche parziali e ora la generale. Invece per quanto riguarda i maschi, Backman è sempre ampiamente in testa e Heini Venman è in testa invece tra le ragazze, tra le donne, dopo la terza giornata. E qui ancora momenti di premiazioni, momenti in cui tutti ci si ritrova anche per scambiarsi opinioni, no, su quella che è stata la giornata di gara, Pietro. Sì, le opinioni di oggi dicono che Emil Winkstedt era molto arrabbiato per avere perso punti, invece Backman è uno che vuole riscattarsi, vuole dimostrare al suo commissario tecnico che meritava una convocazione in nazionale e invece è rimasto fuori. E siamo alla quarta giornata di gara con la middle a passo campo Carlo Magno, poco sopra, no? Madonna di Campiglio, e andremo a vedere chi riuscirà ad imporsi in questa quarta giornata. Qui vediamo anche l'accampamento, no, che viene a sì, crearsi. È un villaggio che si monta e smonta in una sola giornata. L'orientista è un personaggio che tiene molto all'ambiente, è un popolo veramente green e la sera quando se ne vanno non rimane una sola cartaccia. Beh, prato. È green anche lo sport, qui non ci sono certo fumi, rumori, scarichi, qui è tutto molto silenzioso, molto tranquillo, insomma più green di così si muore. Sì, mi permetto di dire che questo è lo sport delle famiglie, infatti è facilissimo vedere papà, mamma e figli, e ognuno, ovviamente non abbiamo detto, ogni partecipante trova la sua categoria adatta sia per livello tecnico che per capacità fisiche. Backman, poi la Maria Magnusson, e quindi siamo sempre sui gli atleti nordici. C'è però anche la nostra Verena Treuter, ancora Fredrik Backman, IFK Göteborg, e ancora Verena Treuter, insomma sono loro sempre che si contendono il successo di giornata, si contendono il posto sul podio di giornata. E davvero sembra facile, no, a vederlo così come sport, Pietro, però è tutt'altro che facile. Come ricordavamo prima, bisogna avere una prontezza di riflessi nel leggere la cartina, nel prendere le decisioni, che non è poi così comune, soprattutto in epoca di GPS e telefonini. Esatto, forse dire. Abbiamo perso un pochino l'abitudine, non vorrei però scoraggiare no, le persone. L'orientieri è uno sport, diciamo, facile,
ovvio ad altissimo livello entrano altre complicazioni come sia la fisicità che la velocità mentale. Verena Troi, che sta arrivando, ci ha confidato di essere rimasta sorpresa di come è riuscita a correre vicino a queste grosse campionesse, e questa è la traccia GPS. A proposito di tecnologia, telefonini e GPS, che insomma ricordavamo poc'anzi, e quindi vediamo qual è la situazione. Abbiamo visto insomma la gara al femminile e la gara al maschile. Tra le donne ha vinto Maria Magnusson 59-39, Martina Jönsü al secondo posto e poi Heini Wenman al terzo. Tra gli uomini, Albin Riedefeld 61-59, Elias Nidalens a tre primi 07, e poi Fredrik Backman, ancora lui, sempre lui, un decimo posto per il nostro Sebastian Inderst, Park World Tour Italia. Nona invece tra le donne, bene ricordarlo, Verena Troi, Terlaner Orientierungsläufer a più 11 e 17, comunque ancora in grado di entrare nelle 10, così come nei 10 è entrato anche Sebastian Inderst. Ecco, dobbiamo dire che in queste prove nel bosco è assente Riccardo Scalet, che si ripresenterà all'ultima tappa. Lui appunto punta alle gare sprint, quindi la prima era una sprint, l'ultima sarà una sprint, e per questioni anche proprio di sua preparazione fisica ha scelto di saltare questa fase centrale. Giustamente, ricordavamo anche poc'anzi in questa nostra sintesi, due gare sprint, le altre tre invece nei boschi, long e middle distance, quindi insomma un altro tipo di gara, un altro tipo di approccio ovviamente per affrontare queste prove, no? Quindi Scalet lo vedremo invece impegnato. Scalet, che così bene ha fatto nella prima giornata, nella prima prova sprint, che è andato ad aggiudicarsi guardando tutti dall'alto in basso, e qui ancora punzonature e arrivi per quanto riguarda i favoriti. Questo è Fredrik Backman, ancora come vedete dalla grafica, IFK Göteborg, che cerca e vuole fortemente il successo finale. Sì, lui ci punta decisamente. In questa fase di gara inizia però ad affiorare in modo importante anche la stanchezza dovuta alle giornate precedenti, e quindi è una componente che non va sottovalutata. Arriva anche la nostra Verena Troi, l'avete visto, Maria Magnusson, eccola qui all'arrivo per quanto riguarda questa quarta delle cinque giornate. E allora questa è la classifica parziale di giornata: Riedefeld, Johnson, Backman, che deve accontentarsi quest'oggi del terzo posto, Magnusson, Jönsü e Wenman. Per quanto riguarda invece la classifica parziale tra le donne, Fredrik Backman sempre saldamente in testa alla generale anche in questa quarta giornata, e tra le donne Heini Wenman sempre prima in generale. Ora andremo a seguire invece, Pietro, la quinta ed ultima giornata di questa manifestazione, quella del Trentino. Sì, ultima tappa da notare nella generale, che è in rimonta Emil Wingstedt. Probabilmente la vittoria finale è tagliato fuori, però non ha mollato nonostante gli errori della seconda tappa, e lui è comunque un grande campione. Immagini dall'alto, parapendi alle montagne intorno a Madonna di Campiglio e Pinzolo. E allora andiamo a seguire quest'ultima giornata, questa quinta giornata dell'evento internazionale di orienteering che stiamo commentando qui insieme, che stiamo seguendo, gentili telespettatori di Rai Sport, insieme. E qui allora si torna in un ambito urbano, e torna anche il nostro Riccardo Scalet, come sì, si ricordava poc'anzi. Riccardo Scalet, che punta tantissimo alla gara di oggi, lui non fa mistero che vuole vincere, quindi speriamo che la fortuna, la forza siano dalla sua parte. Abbiamo visto anche la nostra Verena Troi, ma è più difficile nei boschi o è più difficile nel centro urbano? Beh, diciamo che come giudizio, tutte le cose va un po' a gusti. L'orientista vero ama il bosco. Personalmente un neofita probabilmente si sentirà più a suo agio nel centro urbano, perché ci sono comunque le case di riferimento, la fontana, la via. È una cosa forse a cui siamo più abituati. Anche quando andiamo a fare turismo nelle grandi città, giriamo con una cartina in mano. Stage 5, tappa 5, l'avete visto. Intanto inquadrato il nostro Riccardo Scalet. Carisolo e Pinzolo sono le location di questa tappa. Marion Huber ora che deve scavalcare questo muretto in pietra, muretto a secco, Heini Wenman.
come vedi ogni tanto si fanno anche delle scelte proprio non convenzionali, cioè in questo caso lei aveva scelto di saltare un muro, quindi poteva girarci attorno, ha preferito saltarlo, evidentemente aveva l'abilità di farlo. Giustamente, Aini Venman l'abbiamo vista anche con la cartina, ora di nuovo Riccardo Scalet che salta anche lui le fioriere nel centro del paese. Qui vediamo proprio la situazione con il GPS, qui si muovono velocemente, sono un po' meno veloci rispetto ai pallini che abbiamo visto prima, ma sono comunque velocissimi. Questo è Emil Winkstedt ancora inquadrato per questa tappa numero 5 che chiude la Five Days of Italy 2018 di Orienteering qui in Trentino, che come ricordavamo ha già organizzato tante volte in passato eventi proprio qui a Madonna di Campiglio, ma tanti anche a Primiero e anche a Folgaria, ricordiamo, eventi di Orienteering. Ancora Riccardo Scalet che cerca a Park World Tour Italia la vittoria, così come era già successo nella prima di queste cinque giornate. Sì, Riccardo Scalet che però ha commesso un errore nella prima fase e quindi ha accumulato un gap importante. Ora starà a lui capire se ci sarà margine per una eventuale rimonta. Jørgen Mortensen invece è un grandissimo campione dell'Orienteering. E arriva anche Fredrik Backman, lo vediamo in quadrato, che con tutta probabilità quindi andrà a prendersi anche la vittoria finale nella generale. Eccolo qui, e poi ancora gli arrivi, in questo caso di Heini Venman, che transita proprio ora sotto lo striscione. Noemi Inderst, parkour sorella. Sorella dell'Inderst. Sebastian. Di Sebastian, che eccolo qua, abbiamo visto più volte, stavo dicendo, e rivediamo anche in questa occasione. Alla fine, nella classifica parziale di giornata, Johanna Öberg prima, lotta Kir Vesmis seconda e Martina Jösnu terza, sedicesima Verena Troi, Emil Winkstedt primo tra gli uomini, Julian Dent secondo, Riccardo Scalet deve accontentarsi, eccolo qui, sta per arrivare, di un terzo posto che comunque resta risultato prestigioso. Sì, volevo sottolineare che comunque il livello dei concorrenti è molto alto, quindi complimenti ai nostri azzurri. Assolutamente, Fredrik Backman è andato invece a vincersi la generale, 3 ore 24 e 35, e la finlandese Heini Wettmann tra le donne, 3 ore 36 e 24. Qui le classifiche parziali di giornata, della quinta giornata, e poi andremo a vedere la classifica generale, allora con la vittoria di Fredrik Backman, IFK Göteborg 3, 24 e 35, e poi per quanto riguarda le donne invece Heini Wettmann 3 ore 36 e 21. E ovviamente noi poi abbiamo anche realizzato una serie di interviste, qui intanto ancora le premiazioni con il sindaco anche ad applaudire questi bravissimi atleti, foto di gruppo che non può ovviamente mancare con tanto di cartina. La voce dei protagonisti. Freddy Backham è il vincitore della classifica generale. Yes, it was a really good week for me. È stata una ottima settimana per me, sia tecnicamente che fisicamente. Mi sono divertito, soprattutto nelle tappe 2 e 3. Really perfect. Heini Wettmann è la vincitrice di questa 5 giorni d'Italia. Congratulazioni. Thank you. Yeah, it was a great week here. Una bella settimana. Ora starò ancora una settimana in Italia. Mi sono piaciuti questi terreni con varie difficoltà ogni giorno e sono molto soddisfatta della mia performance. For you a special holiday. Yeah, a really special holiday. I just got married, so. Una settimana speciale, sì, perché mi sono appena sposata e questa è la mia luna di miele. And congratulations. Thank you, grazie. Il migliore degli italiani è Sebastian Inderst. Sì, è andata, diciamo, nessuna gara benissimo, ma neanche male, quindi diciamo la costanza comunque alla fine ha pagato. Sono in un periodo di grande carico di allenamento per i mondiali e sono comunque contento di come sono riuscito a reggere anche fisicamente oggi, ultima gara, sono riuscito ancora a tirare bene, sono contento. Verena Troi è la prima delle italiane in classifica generale.
Sì, le gare sono andate piuttosto bene, soprattutto nel complesso sono soddisfatta perché sono riuscita a fare 5 gare regolari senza fare errori grandi, e questo tutto sommato era l'obiettivo per questa settimana. Ho pensato di prendere sul serio anche questa gara, di stringere i denti e di farle al meglio possibile, e ci sono riuscita. Bilancio finale che tocca a Mauro Gazzerro, presidente del comitato organizzatore. Un bilancio assolutamente positivo, chiudiamo 5 giorni splendidi, baciati dal sole e con 2000 presenze prevalentemente straniere, un successo su tutti i fronti, una rodata macchina organizzativa che ha superato veramente alla grande, quindi veramente sono contentissimo e voglio condividere questa gioia con quanti hanno collaborato, tutto uno staff giovane, direi veramente il top. Nel cassetto già un nuovo progetto. Nel cassetto Auronzo 2019, Tre Cime di Lavaredo, Lago di Misurina, Comelico Superiore, un altro grande evento, 30 giugno, 4 luglio 2019, sarà un'altra bellissima 5 giorni d'Italia. We wait you. E allora tornerà la 5 giorni d'Italia, questa è stata entusiasmante, abbiamo visto e sentito i vincitori qui a Madonna di Campiglio. Grazie a Pietro Ilarieti, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie a questo bellissimo evento, anche baciato dal sole, veramente fortunati quest'anno. Grazie a Marco Rasi per l'assistenza tecnica, rimanete con i programmi di Rai Sport e tornerà più avanti anche l'Orienteering.